stasera voi tutti, questa sera stiamo cercando di mettere insieme tante pezze di mosaico, perché abbiamo portato con noi il nostro grande, grande poeta, scrittore, hai fatto dei film, ti chiamano, adesso parliamo un po' della tua vita, perché siamo alla seconda esperienza, a Canale 66, dopo tanti anni che io non parlavo più, per altri motivi. Allora, dimmi un po', tu ti senti orgoglioso di essere garibaldino, il nipote? Tantissimo, tantissimo, ma soprattutto perché, come mi è stato raccontato da una persona che lo conosceva, il nostro bisnonno, che combatté con Garibaldi, che era un personaggio unico, onesto all'eccesso, ed è la cosa più bella che possa distinguere una persona. Inoltre aveva una personalità parliamo di, sempre del bisnonno, giusto. Aveva una personalità unica. Quando si dice l'uomo no, chi lui è un numero uno, lui era questo. Infatti, da Monterosso, che noi siamo da Monterosso, ne partirono quattro allora, però Garibaldino ci urissero solo bisnonno, perché era questo personaggio unico. È ragione per cui noi siamo la famiglia orgogliosa di dire ne dicono re Garibaldino, a prescindere la storia di quello che ci ha portato. Io faccio parte a uno dei tanti, perché la famiglia è abbastanza grande, numerosa, e io faccio parte a uno degli unici di cui ama tantissimo l'arte, di cui ciò lo dimostra, che a tempo quando io guardavo Piegure, ero piccerito, che ancora io a scuola, nonostante ciò io mi passavo il tempo ad imparare a suonare il flauto, c'è cosiddetto o friscaluaro. Quello fatto di canna. Che l'ho fatto di canna. E ricordiamo i giovani che esisteva allora, o friscaluaro fatto di canna. Mi piaceva leggere, cantavo, perché ho avuto una bella voce, l'avevo una discreta voce. Al contrario di stasera, che è veramente penosa, però succede, la vita è fatta di alto e basso. Oh, mi dilettavo a disegnare, come ho continuato nel tempo, poi causa affare che io c'è. Da ragazzo ho fatto solo la quarta elementare, mio padre mi ha dovuto togliere dalla scuola perché c'era il bisogno, e poi io a 19 anni mi sono preso la licenza di quinta elementare, che allora ero a Scoglietti, e così ho iniziato il cavolo, ho iniziato con la poesia. La poesia mi ha portato a scrivere. Ma parliamo prima di entrare nel campo poetico, parliamo che tu sei per arte marziale, hai avuto una palestra, parliamo di Francesco Scollo, che cosa è a Monterosso Almo e cosa lascerà a Placentano. Ma io fino adesso, parlando di cultura, fino adesso ho presentato 10 libri, e già è qualcosa è il massimo di cui nella storia può rimanere. Poi, nonostante ancora io
Forse appena un cintura bianca significa un principiante, ma ho portato il karate a Monte Rosso Almo, ho portato, cercai dei maestri, ho cercato, si è aperta la palestra e io poi ho frequentato fino al grado di quinto dan. Ma non mi sono fermato qui perché poi ho fatto anche yoga, zen, tai chi, shiatsu e così via. Cioè, ho voluto approfondire. L'uomo non può fare. Ho voluto approfondire l'arte della ginnastica nella maniera che effettivamente uno abbia il sapere sano dell'arte che possa essere la ginnastica, perché la ginnastica poco se ne parla, anche se si fa, perché tanto può fare bene, tanto può fare male, perché non c'è molte volte una giusta cultura. Io ho cercato di acquisirla, sono qua. Però sei stato anche, che per un paio d'anni hai portato la cultura della ginnastica all'Unitre di Pizzino. È stato una, salutiamo anche quelle dell'Unitre che ci guardano. Una bellissima esperienza è stato, e sono stato felicissimo di averlo fatto. Mi dispiace che per motivi, incidenti di percorso, quelle che si è dovuto fermare, però alle costa che le persone si ricordano tutto, Francesco, le cose come le altrettante le ricordo io nel modo più sincero e affettuoso. Sono felice sempre di poterli incontrare. Sono felice. Prima di entrare nel campo della poesia e di altre cose, io desidero fare un minuto di silenzio perché quello che è successo in Francia, che nel cuore dell'Europa, non è una cosa di scherzare, perché siamo a un'altra guerra mondiale che non si sa come inizia e non si sa come finisce, perché il mondo occidentale oggi viene guardato di malocchio per persone che io non ho capito ancora, perché la religione non c'entra affatto niente con le altre cose, con la guerra, perché Dio, ognuno può essere suo, ma di Dio secondo me ce n'è uno solo. Andiamo a cercarlo, andiamo a trovarlo, ma tutte le religioni pregano affinché le cose vadano bene. Facciamo un minuto di silenzio ed entriamo nel mondo della poesia. E allora, noi ricordiamo e ne siamo veramente addolorati di tutte le vittime della Francia. Non è stata solo la Francia, ma in tante, tante posti d'Europa e non sono successe cose che non ci sarebbe parola per poterle pronunciare, perché al 2015 queste cose non dovrebbero esistere. Esiste la povertà e la ricchezza, ma qua c'è qualcosa che non funziona, perché tra la povertà e la ricchezza a volte qualcuno che è ricco fa brutti scherzi e succedono altre cose. Non diamo la colpa a nessuno, né a quelli che la pensano in un altro modo. Noi la pensiamo in un altro modo, abbiamo la nostra strada, la nostra via, loro hanno la loro. Ma dico, santo Dio, nel momento in cui le malattie affliggono le persone e non si sa come curarsi, incidenti, mortalità, questo e quell'altro, ci deve aggiungere l'odio e la guerra per portare disordine. Questo non è giusto. Io chiedo scusa, ma quello che sto vedendo non è una cosa tanto reale, nella speranza che tutto il mondo intero possa pregare ad un solo Dio che porta alla soluzione buona. Perché oggi una guerra è qualcosa di, non di grave, di gravissimo, che la nuova generazione non solo è disorientata, non ha lavoro, non ha pace, non ha niente, e si ci mette un'altra guerra che distrugge tutto quello che l'uomo ha costruito. Adesso iniziamo. Perché l'ambizione dell'uomo
non al limite, non al limite, e questo porta ad un disastro totale e generale di cui vanno a nascere le fantomatiche guerre. E tante volte il motivo è talmente banale, ma soprattutto il punto non c'è motivo di fare guerra. La pace è la migliore cosa nel mondo, volerci bene tutti, al di là se uno è rosso, se è nero, se è bianco, se è blu, non ha senso, perché l'uomo è uomo, la donna è donna, ma l'uomo in generale rappresenta sia l'uomo che la donna. Ripudiamo la guerra, perché non è giusto che gli uomini pagano e le nostre società pagano un prezzo che non dovrebbero pagare. Adesso andiamo a sentirti con una poesia, perché c'è Giuseppe che sta aspettando, che deve dire qualcosa anche lui, come la pensa di questo mondo che non riesce ad aver pace. La parola a te. Vabbè. Allora, ci rivolgiamo alla nostra madre, la madre di tutti, quella che è stata la madre di Dio, che ci si chiede perdono. Madre, perdonaci. Dall'alto podio ci mostri tuo figlio barbaramente da noi ucciso. Lo so, ci hai perdonato, ma noi stiamo qua a fare ancora peccato. Non piangere più, non soffrire, noi siamo gli stessi e c'è poco da fare. Ti abbiamo ucciso il tuo figlio amato e poco rispetto per tutto il creato. Ma tu sei mamma, come tutte le mamme, ci ami lo stesso, ma non è giusto piangere per noi. Non è giusto. Noi ti gloriamo, seppur con poca fede, tu fai quel che puoi per quello che ci credi. Complimenti, complimenti. Adesso vediamo un picco Privitelli, se John Costa lo ha chiamato, perché lui è sempre in contatto con un mio parente che si trova all'estero. Ma è solo lui in contatto, perché a me mi chiama, ma non mi chiama. Qualche giorno abbiamo deciso, io e Pippo, di portarlo nei studi, perché lui è sempre in contatto con John Costa, nella speranza che la regia abbia la pazienza, la buona volontà di accogliere anche John Costa in questi studi al canale 66. E ricordi che la nostra trasmissione è intitolata La Civetta. Allora, Pippo Prevedente, cosa ci fai ascoltare? Il nostro grande John Costa, che adesso è in Alaska, questo mare c'è perfetto lì. Ma è impossibile, con me che siamo parenti, non mi chiama quasi mai, ma con te siete sempre in contatto. C'è tanto da fare, poverino, non è. E ci ha mandato questo fax, che il fiume è in piena. Ho paura di attraversare il fiume in piena. A volte lo guardo e mi fermo. Mi domando se riuscirò a passare o se è meglio tornare indietro. Ma cosa faccio? Perché mi sono immerso in questa dura impresa? Questo non l'ho mai capito. L'odissea che il mio cuore attraversa è pericolosa, è come attraversare il fiume. A volte il mio cuore mi dice, aspetta, vedrai. Io non penso affatto di tornare indietro. Aspetto che il fiume sia calmo. Non ha senso. Dio mio, non ho riflettuto nemmeno un attimo su quello che stavo per fare. Ho lottato contro il tempo. Perché non l'ho attraversato in estate? Se ne aveva voglia. Era proprio necessario correre questo rischio. Vedi un pericolo e ci butti in mezzo. Addio alla speranza di averti incontrato.
Oh fiume in piena, è colpa mia se l'ho pensato. Ti chiedo scusa, non ho capito chi eri tu. Per un momento l'ho solo pensato. Mi pento di averlo col pensiero solo sfiorato. E a Dio chiedo scusa se poi non l'ho attraversato. Io fermo il tempo, quale quello di ieri o quello di oggi, non lo so. Vorrei capire solo una cosa che tormenta la mia fantasia. Ho forse chiesto troppo alla vita, non lo voglio nemmeno pensare. Quello che io desidero, forse quando lo volevo fare era di notte, non avevo visto la piena. Sai cosa posso fare? Chiedo a Dio se ferma il temporale. Complimenti anche a John Costa, sì. Però prima di dare la parola al nostro caro amico Scollo, l'altro giorno c'è stata una commemorazione dei caduti e uno storico che quando prima verrà nei nostri studi a Canale 66, però si trova fuori a Palermo, non è potuto venire, ci ha mostrato l'immagine di quello che ha lasciato l'ultima guerra. Gente paralitica, gente offesa, chi è impazzito, chi non ragionava più. Terribile. È una cosa veramente terribile. Oggi la nuova generazione dice, ma perché non viviamo sotto una dittatura? Perché non viene una guerra? Dobbiamo stare attenti, attentissimi a quello che chiediamo, perché chiedere cose che già si sono, gli altri hanno sperimentato, hanno lasciato fame e miseria. Il povero sempre più povero, ma il ricco sempre più ricco. Francesco, cosa ci fai ascoltare? Oh male, lo male c'è in tall'umanità e non se leva manco corratuolo. E state attenti mentre camminate, che invece rilupiano c'è reduolo. All'improvviso, senza che aspettate, davanti che vi aspetta, lo trovate. Si presenta sempre prima del bene. Bella cosa. Ecco l'ufficio ci mise una mostura che non c'è potenza che si leva mai e in tale piere non nave pastura per tutto lo mondo va portando guai. Manco lo Dio ferma lo suo fine e l'umanità restano dalle spine. Ma quando un po' di bene noi troviamo, teniamolo serbato dal cuore invece che tante volte lo ittamo, e poi l'autunno si finisce e muore. Chista è la speranza che ne porta bene e della vita. Ci sono meno pene. Chista la sorte di sta vita strana, quanto male si fa per sordi e potire, mai si pensa di suono re campana, quando ne va via, due pure morire. Ecco fa male bene e maledetto, fino a dopo morto, a così restavo scritto. Complimenti. Io prima di dare la parola a Pippo Previtelli, l'altro giorno ci siamo fatti un giro a Bezzina per vedere quello che sta succedendo a Bezzina, ma succede in tanti paesi della Sicilia, della Calabria, nel Meridione. Giri un paese che vanta una storia veramente favolosa. San Gregorio Magno, che la mamma Santa Silvia, originaria di Vizzini, Lucio Marineo, il generale De Lorenzo,
Gesualdo Costa, il dottor Giuseppe Costa, che nel 1775 è andato a curare un re Borbone, che qualche sera ne parliamo anche di questa storia, perché la nuova generazione non sa niente e nessuno gli dice niente. Ma siccome a me piace andare a cercare a curare tante di quelle cose che desidero scoprire. Poi c'è Fra Natale Ferrante, che quando prima faremo un pellegrinaggio andiamo che a Vizzini, Suor Verona che abbiamo fatto mettere la strada, Vizzini vanta di tante tante cose. E io invito agli amici di venire a Vizzini, che c'è anche Giovanni Verga, un grande grande scrittore che è conosciuto in tutto il mondo. Allora Pippo Previtella, qualche altra poesia di... Questa volta di Pippo Costa, che è bellissima. Desidero accarezzare il sole. Ebbene, ma il sole è difficile accarezzarlo. Come si fa? Poi quando? Cioè... Non è che si può accarezzare. Con la fantasia. Con la fantasia. Si è fatta volontà di Dio. Il sole a volte mi si avvicina, suscitando in me il desiderio di accarezzarlo. Lo guardo e mi avvicino a lui. Non mi è possibile farlo, è troppo lontano. Vorrei avere una scala abbastanza alta, no? Non è possibile, appena ti avvicini a lui si bruci. Non è colpa sua. Beh, neanche mia. A volte mi domando perché mi voglio avvicinare. Appena lo guardo, lui mi brucia. E perché lo fa? Se lui è quello che ti vuole riscaldare. Non è possibile fare a meno di lui. La mattina presto lo aspetto appena arriva. Io mi riscaldo. Forse è la terra dove metto i piedi che ostacolo tutto per arrivare a prenderlo. Non mi basterà tutta la vita. Stai attento con i piedi per terra. Apri gli occhi bene e vedrai che il sole non te li brucia. Complimenti di vero cuore. Però a me corre l'obbligo di spezzare una lancia. In che senso? Che il meridione quasi tutto rischia e ha problemi veramente seri, seri, seri. Io non do colpa a nessuno, non so di chi è la colpa, ma in tante amministrazioni ci sono persone che appena vedono il denaro non ricordano la povera gente e fanno soffrire la sanità, fanno soffrire tanti di quei servizi che Dio si lagna. Allora Pippo Previte, e anzi il nostro campione di karate, scultore, di arte marziale, che stasera abbiamo l'onore di avere qua, ci passa a dire qualche altra breve poesia. Chi sta è la vita mia. O la cenciana mia sono allo vento, e lo tuo non un passaggiura vantattia. Forse tu non lo spietti sto momento, chi sta la pena che distrugge a mia. Corde vocali mie sono ridotte, che forza non hanno più e per lo cantare, il cuore troppo lento ciò mi batte, pare che presto si vuole fermare. Ma non è la morte, no, che mi spaventa, magari che presto mi viene a trovare, la lontananza toga mi tormenta, non trovo forza per lo camminare. E prega allo Signore con le sante, che presto torno vicino di te allegro, ti riporto alle mie cante, così non stai con la pocongia. Complimenti, tu Giuseppe dovevi ricordare qualcuno, qualche poetessa. Sì, che un domani era appena sta bene, Frank Maida oggi fa
non lo diciamo, non lo dico, gli anni non te devono dire, soprattutto 26, per le donne, 25, perché se tu dici gli anni per l'uomo, allora tutto va bene, senso, ma se dici gli anni per la donna, la donna se ne va in tutto il compleanno. Tanti auguroni, augurissimi. Anche Francesco, che tu lo conosci, la puoi essere mai da Francia. E se poi un pezzettino di torta ce la fa arrivare. L'augurio, io affettuoso e sincero che noi, di qua li passiamo. Ma Giuseppe pensa sempre alla torta, ma quella dritta chi ci pensa, il Padre Eterno? E beh, ma la torta, mi ha fatto tutto il giorno torta. Appunto. Che c'è bisogno di l'altra. Allora, visto che stiamo toccando i vari temi, desidero dire qualcosa sulla sofferenza, per quello che io posso capire e per quello che l'umanità, che ha più cultura di me, può capire. La sofferenza nelle famiglie è arrivata in alto, e nessuno la ferma. La lingua batte dove il dente duole. Chi può fermarla questa violenza? Chi può fermare le guerre? Chi può fermare l'ingiustizia? Solo il Padre Eterno, per uno che crede che c'è qualcuno al di sopra di noi, può fermare tutte queste cose. Perché noi non siamo in grado di fermare niente. Quando viene a mancare qualcuno a casa, specialmente giovane, anche un anziano, è un pezzo del cuore della famiglia che se ne va. Ci dice che l'Eterno, poi ci incontriamo, lassù ci incontriamo, non ci incontriamo, però è sempre una perdita in questa terra. Anche a Bisile abbiamo avuto una perdita l'altro giorno di una ragazza giovanissima che lascia due figli e non hanno neanche il padre perché era morto prima in un incidente. Ma allora queste ingiustizie quando cesseranno ancora non l'ho capito. A te la parola, Francesco. La medicina sacra mele e vino voduto è un medicinale stufato e risaputo che mistura geniale. Fuori le greci di tempo a debiche cala sprumentato e la bevanda sacra fra idi la chiamaro. Se non mi è più affietto per caso ci volete, mescateci per gli biezzi e poi mi rispondete. Le pinnole iniezioni tipo che è l'asperina, pigliate di condizione, ci sai che va a rovina. Però, vi dico amici, mentre che ne parliamo, sumiero con orice, è meglio che ne pigliamo. Scienziate di talento, lo senso ha smorretiato per la giusta medicina, lo meglio hanno pensato. Ma fare troppo uso della gran medicina, lo fatto è ne confuso, lo corpo s'arrovina. Come da tutte cose l'eccesso fa rovina, pur non da lo mangiare, come da medicina. Perciò l'eccesso in tutto complimenti di vero cuore. A me corre l'obbligo di ricordare sempre di girare i paesi della Sicilia e vedete che vedo ospitalità della Calabria, del Meridione, ad arrivare a Roma. C'è paura, si fa il giubileo, non si fa questo, non si fa quell'altro perché la paura. Ma Dio benedetto, non basta la paura che l'uomo ha all'interno di se stessa, non ci sono equilibri della famiglia quando ci sono problemi. Diciamo basta. Devo dire che il grande Papa Francesco, che lo saluto, e saluto anche il Vescovo Calogero, è stato chiaro, ha detto le porte del Vaticano devono essere aperte.
perché quando qualcuno vuole male a qualcuno del Vaticano, non so se mi spiego, può succedere di tutto anche se le porte sono chiuse o no. Allora diciamo, grande Papa, hai un grande coraggio e quello che trasmette all'uomo è una cosa veramente importante. Al di là di una religione, al di là della via che uno prende o non prende, siamo tutte creature umane, affidiamoci a Dio. Allora, Giuseppe, c'è qualche altra? Se c'è tempo, ce ne abbiamo una bella. Leggiamo, dopo una a Francesco, ringraziamo tutti. Che dobbiamo lasciare spazio a quello, alle riprese che abbiamo fatto, perché non possiamo distruggere o sperperare quello che gli altri ci hanno lasciato, perché non è giusto. Siamo andati a controllare dietro richiesta di persone il beveratoio Masala, dove le persone anticamente andavano a lavare i panni dei ricchi. Giuseppe Costa, lo scrittore Giuseppe Costa, ha scritto delle novelle La Valle dei Mulini e parla proprio di quelle donne che lavoravano per i ricchi e portavano i panni sulla testa. E quando non c'era l'acqua a Bizzine, il beveratoio della Masa era un toccasano, perché non pensiamo che l'acqua c'è stata sempre a Bizzine. Dobbiamo ringraziare il barone Andrea Caudioso, che ha fatto il sindaco, lo ricordiamo con immenso affetto, lui e il dottore Gesualdo Costa, parlamentare a Roma, hanno portato l'acqua, la luce e tante altre cose. Ricordiamole affinché le loro menti si possano ricordare di noi e portare benessere e pace. Allora, Giuseppe, hai detto che c'è una bella poesia. La bella poesia dedichiamo a numerosi telespettatori che ci hanno seguito, sperando, dite la vostra richiesta, noi vi accontenteremo. Gli occhi sono lo specchio dell'anima. L'amore nasce come le foglie di un albero, ma non eterno. La mattina a volte suona la sveglia e a volte no. Mi domando perché a volte è puntuale e a volte no. Il sole si è alzato forse per quella bella donna che una volta ho incontrato per poco, così poco. Forse è stato solo un sogno di averti solo negli occhi, guardato. Oh mare, perché nelle ore più belle diventi come gli occhi di chi per poco ho incontrato? Forse l'ho solo sognato. Il sogno è come una fontana che fa scorrere acqua, ma non mi ha dissetato. O violetta del mio prato, a volte un sorriso guarisce chi d'amore è traumatizzato. Accarezza spontaneamente il tuo dolce incanto, io che i tuoi occhi non ho mai dimenticato. Ti guardai attentamente, se li aveva aperti. Con il tuo incanto mi ero addormentato, ma tu li avevi aperti e mi hai incantato. Non mi aspetto alcun sorriso di chi, guardandomi, si è addormentato. Ciò che io penso è buffo, per non dire sciocco. Nel dirle, forse guardandoti ho peccato. No, no, non penso, perché quello che sto pensando l'ho solo sognato. O vento, tu che soffi lentamente, lentamente fa che la speranza sia frutto della mia vita, o no, della triste speranza. Vorrei ancora parlarti attraverso il mio pensiero. Sono forse triste, a te sto pensando. Nello scrivere ciò che solo dedicata a chi per poco mi ha pensato. Adesso lo concludiamo con il nostro campione Scollo, perché vai di tutto, pittore, sculture, non lo so, arte marziale, e noi e Pippo Prevedere che non facciamo niente, ci sentiamo a Natale. Ognuno. Oh, nulla. Ognuno.
nella vita ha un percorso. Allora, non è vero che non fate niente, voi altri fate il vostro e io faccio il mio, anche se faccio un po' troppo, ma faccio. Ognuno ha una sua natura, non siamo noi a deciderla, come a chi deve fare voce e chi no, ma non negateci, c'è chi gliel'ha dato, l'importante è farne uso. Allora, voglio parlare alla materra, che poi non è la mia, è di tutti noi siciliani, giusto? Amatera, Sicilia, terra d'amore e profumata, tutte t'amamo con vera simpatia, non giucce bene, manco per pensata parlare male di sta terra Dia. Di tutti i lati c'è ne mari e spiaggia, la gente sona, si diverte e canta, tocca lo cuore e la sua gente saggia allo canto dei sereni se ne vanta. Dall'aria si sente una nota lontana, ci porta la preziosa melodia e nello suono delle marranzana protegge bene e allontana la malia. Lo sciavoro religiore che ci incensa e prima ancora di la Maria la zagra dei ardina se ne manda che a tutti sposi ci fa compagnia. Lo municipio imperiosa potenza a tutte ci tagliare la sua altura e lo suo fumo che attorno ci incensa mentre ci protegge con la sua calura. O siciliano di forte sapienza, anche non esce per fare fortuna, ma lo suo cuore lo lascia a sua terra e spera tornare della sua padrona. Le forestiere vengono ammalate per l'attenzione, ronchiano le giglia, vedendo che sta terra bella e sana, se fanno dallo senso meraviglia. L'antica arte ce ne vuole piglia piglia, ognuno resta con la bocca aperta, Sicilia, dell'Italia se la figlia, ma se la meglio verrà la scoperta. Con l'ha visto, tu colia la testa e di verilla, si propone apposta, noi ospitiamo e ci facciamo festa, ci damo stima, se nudo ne molesta. Complimenti. Adesso, per concludere momentaneamente questa nostra chiacchierata, devi salutare qualcuno. Noi, come al solito, io ci tengo sempre a salutare a quella povera gente che soffre. O per salute. O per salute, o per saluto, o per bisogno, e un affettuoso e gaio saluto a quelli che ci guardano. E siamo felici di ritrovarci ancora insieme. Se Dio vuole. Tu credi sempre. Salutiamo tutti i poveri malati che sperano un domani di guarire, come noi. Bene o male, non è che c'è uno che sta bene bene, non può dire, dice io sto bene, non esiste, quindi qualcuno, qualche processo ce l'ha. Io mi corro l'obbligo di ringraziare tutti coloro che ci ascoltano e hanno la pazienza di ascoltarci. Noi speriamo di non annoiarvi, ma abbiamo tante di quelle cose da dirvi che se Dio vuole col tempo vi spiegheremo tante cose che voi non conoscete. Io ringrazio anche la nostra regia, un giovane regista che è veramente bravissimo
sta dietro le quinte e non fiata, non dice niente, perciò dobbiamo salutarlo e ringraziarlo. Saluto con Maricettina, affezionata della nostra trasmissione. Ha detto: mi devi salutare perché io, appena so che ci siete voi, come lei, tante altre persone che mi dicono complimenti per quello che cerchiamo di fare con la nostra possibilità e la nostra cultura, perché non siamo dei grandi geni, ma cerchiamo di portare un po' di pace e speranza a tutti. Saluto lei e la rosa del mio giardino, questo è un mio motto. Non parliamo più della guerra perché ne abbiamo parlato prima. Salutiamo chi soffre e la povera gente che soffre in silenzio e non c'è nessuno che gli può dire ti aiuto io, perché la vita è quella che è. E sta diventando un mare di sofferenza, nella speranza che Dio si possa ricordare di noi e aiutarci, indicarci una via buona al di là della religione, chi si prega e chi non si prega. Preghiamo tutti insieme e vogliamoci bene. Un grazie a voi tutti di vero cuore e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Buongiorno a voi tutti, se stamattina siamo venuti nel Beveratoio Cipro, in fondo da Cipro, l'ultimo monumento che è rimasto aperto. Io vi devo parlare perché quando ero ragazzino, all'età di 8-10 anni, fino a 15 anni, mio padre buonanima aveva una campagna al Passo di Cava. E tutte le volte che venivamo in quella campagna, si veniva a Scipu, dove c'è questa beveratoia, a dissedarsi. Io dico alla nuova generazione, non avete idea quanti muli, asini, cavalli, mucche, capre, pecore si sono servite di questo beveratoio. Ed è stata una cosa bella. Mi fa sentire bene perché a fianco a me vedete che ci sono tre canali. Ed è una cosa bella, il rumore dell'acqua mi fa sentire una gioia, qualcosa di bello veramente. Però io prego a voi, chi non conosce o chi conosce, la storia del nostro paese è una storia un pochettino molto delicata. Tutti i patrimoni artistici sono andati a finire, non so dove. La colpa non è mia, non è di nessuno, ma è di qualcuno. Le varie situazioni che si sono venute a creare hanno creato un problema enorme a Vigili. Ma Vigili non può consentire, non solo i vigilesi che siamo a Vigili, ma quelli che sono di fuori. Allora noi, con Pippo Previtelle, abbiamo aperto una nuova trasmissione al canale 66. La nostra trasmissione si chiama La Civetta. Canale 632. Se volete guardare, noi parliamo di problema di attualità. Io desidererei il recupero di tutte le cose che sono venute a mancare negli ultimi 50 anni. Parliamo del mercato comunale, di tante altre cose che sono venute a mancare. Non possiamo chiedere più che si faccia raggiunto nel caso, perché è utopia. Ma non possiamo rischiare la fine che hanno fatto gli ultimi monumenti a Vigili, come Beveratoio, eccetera. Allora vi invito a venire a bere quest'acqua e credetemi, quando è venuta a mancare l'acqua a Vigili, questa è stata una fonte di ricchezza, come alla Masera. Alla Masera c'erano 6 canali che tiravano acqua fuori. La Masera è vicino dove è successo il duello di compare Torino e compare altri. Poi c'è stata la scusa di mettere il cloro perché lo Stato dice che l'acqua senza cloro non è buona. Questo è vero, però non si è
riuscita a ripristinare l'acqua che una volta aveva neanche la Masera. Un filo d'acqua che oggi non ce ne va quasi niente. C'è tantissima acqua, si perde ai piedi di questo beveratoio che anticamente tutte le persone che andavano a lavare i panni per i ricchi lavoravano, portavano i panni a casa, perché l'acqua è venuta non tanto ma tanto tempo fa, perché prima il paese si serviva con i muri, gli asini, come ho detto prima, per prendere l'acqua qua, contro la Masera e altre fontane, altri recipienti che hanno soddisfatto le zie. Quest'acqua secondo me chi dice che è inquinata, chi dice che non è inquinata, non si riesce a capire più bene quello che sta succedendo attorno all'ultima sorgiva rimasta. Noi speriamo che tutti i vizzinesi lavoriamo per il ripristino di tutte le cose che sono venute a mancare. Che sono venute a mancare, però non possiamo ringraziare chi vuole distruggere non solo i monumenti artistici che hanno una storia, questo del 1500, e acqua sotto i ponti, credetemi, ne è passata tanto. Ne è passata tanto che se tornerebbero gli anziani solo a sentir dire che quest'acqua può essere che scomparirà, non si riesce a capire bene quello che succede, ma di sopra la fontana di quelle che state vedendo c'è il rischio che si fanno delle case, non case popolari, ma altre case di cooperative. Io ricordo a me stesso, che l'ho votato anch'io tantissimi anni fa, e questo che vedete qua sopra, dietro la fontana, era vincolato a verde pubblico per tutte le case che dovevano nascere in questa zona. Ora non riesco a capire perché da verde pubblico è stato cambiato in destinazione d'uso. Certo che non abbiamo fatto un bel lavoro per il nostro paese e per le cose rimaste. Chiedere il ripristino di tutte le cose che sono venute a mancare, almeno le fontanelle dell'acqua, perché quando vicino viene a mancare l'acqua non so dove andare a prendere, possiamo andare a Ligodia o a Benedetto o in altri paesi lontani, perché altri beveratoi che possono servire il bacino senza dei vicini non c'è. Vedete, non stiamo qua a criticare nessuno, ma se nessuno pensa che il paese non abbia capito realmente quello che viene a mancare alla nostra collettività, si sbaglia. In estate ci sono stati gli amici che sono venuti dall'Australia, del Canada, dell'Argentina, che sono venuti a passare le vacanze a Benzina e si parlava sempre di questa benedetta acqua, di questo benedetto. Ma il monumento non viene toccato, ma il momento in cui si costruiscono le case dietro, con i blind, vedete, non si può salvare l'acqua, perché anticamente di questi cunicoli, qua c'è una piccola sorgiva che viene a monte, di questi piccoli cunicoli nei paesi ce ne sono tanti, tanti per far scaricare le campagne. Questa ha avuto la fortuna di resistere e circa, se non sbaglio, 108 anni fa, l'ex sindaco, dottor Cortese, ha fatto pulire il canale che porta acqua in questo beveratoio. E l'acqua non è venuta mai a mancare, vedete lo stemma che c'è dietro le mie spalle, è uno stemma ripristinato di un ragazzo che ha avuto tanta passione per ripristinare lo stemma del beveratoio. Non possiamo, dopo 7 secoli di una fontana esistente, di mettere a rischio la stessa, perché mettere a rischio questa fontana significa mettere a rischio un intero patrimonio di Vizzina. Ma di fronte a noi abbiamo il cimitero, scusate che parlo del cimitero, ma se quelle là, non lo so, verrebbero a sapere che si chiuderebbe questo, si rivolterebbero dalla tomba, perché non è giusto
Ma ora ci sono vicini dal basso, grillini, non grillini, che fanno una raccolta di firme. Una raccolta di firme per fare che cosa? Ci dovrebbe essere la nostra sensibilità, scusate perché mi sono girato, se sentivo parlare, la nostra sensibilità di vicinese e non per dire basta, il patrimonio che abbiamo cerchiamo di difendere. Io ringrazio per dire dal basso i grillini che cercano di fare qualcosa e gli altri che vuole lottare affinché le cose, il patrimonio di vicinese viene garantito. Per garantirlo non ci vuole tanto, ma ci vuole solo fermezza e serenità. Io nel ricordare quando ero ragazzino e salivo di là sotto a valle, da contrada Basso di Cava, non era facile trovare la benzina a piedi, dopo un giorno. Ma appena che si trovava qua, credetemi, era un sollievo, si beveva, si lavava la faccia, si sembrava. Perché magari arrivato a casa non c'era un goccio d'acqua, perché ancora la sperimentazione che avevano portato l'acqua a benzina funzionava. E non funziona. Dobbiamo ringraziare l'onorevole Matteo Costa che a loro ripensionò tanti di quei lavori e tanti di quei preparatori e ha aiutato vicini al mille per mille, quasi al mille per mille, qualche roba è stato fatto, ma si è fatta la volontà di Dio. Strade sistemate, tante cose sistemate. Perché oggi noi dobbiamo rischiare e dire che l'acqua è inquinata e non si può fare. Io prima di concludere desidero dire una cosa. È vero che lo Stato dice che se l'acqua non c'è il cloro dentro si rischiano tante cose. Ma nel passato nessuno ha rischiato mai niente. Ci sono state malattie che sono venute proprio, ma quest'acqua non ha mai rovinato nessuno. Ci sono persone che non voglio fare i nomi, mi hanno detto che bevono acqua solo con questa beveratoia e stanno bene bene. Tanti dicono che ha anche un calcare minimo di quello che hanno le altre fontane, le altre città. Allora perché non crediamo all'esperienza umana che è stata fatta in questa beveratoia? Non facciamo finta di niente, perché far finta di niente è l'ultimo matrimonio che verrà scomparito. Tutti dicono che nel momento in cui si costruisce, la beveratoia può essere salvata. Ma secondo me non è così, perché costruendo di sopra non si può più venire a pulire il conicolo che porta l'acqua in questo fontane con la sorgina. Allora perché dobbiamo rischiare? Montiamo le case dopo per pulire il conicolo? Ancora non l'ho capito. Io prima di concludere questa mia piccola discussione che parla a me stesso e ricordo a me stesso che mi fa ritornare ragazzo, ragazzino, ora c'ho la mia età, quando passavo io trovavo, non solo io, ma tutti quelli che venivano, che si lavorava nella campagna erano giornali, pecore, capre, mucche, mule, asini, quante e quante sono venuti a bere in questa campagna. Come vedete c'è sempre qualcuno che viene a bere e l'acqua è quella che è. Non dobbiamo rischiare minimamente di chiudere o di sopprimere quest'acqua. Qualcuno dice il monumento rimane, ma del monumento cosa te ne fai se non c'è più acqua? Vuol dire che piano piano i muri, le pietre se ne vanno per i partitori e nessuno lo sistema. Questi lavori che vedete sono stati fatti di operai che si sono interessati per ristrutturare questa benedetta fontana. Un appello mio ai tutti i vicinesi, perché se ne vuole dire, perché ci facciamo rispettare noi e le cose che abbiamo ed esistono, non ce le può togliere nessuno, perché sono patrimonio dell'umanità e l'umanità non può essere distrutta o dimenticata. Io vi ringrazio e spero che ci incontriamo la prossima volta con qualcuno che ha intenzione di parlare. Ma le persone che potrebbero parlare non ci sono. Ce ne sono tanti defunti, emigranti e tutto. Io vi ringrazio e arrivederci alla prossima volta.
ignoranza di vedere. Oggi mi tocca a me parlare di un problema annoso al nostro paese. L'altro giorno abbiamo fatto vedere il bevrasoio di Contrada, dove dovrebbero costruire delle case. Oggi un'altra triste storia è il bevrasoio della Mastra, Contrada Mastra. Se poi gli dico al cameraman che viene a vedere, ci sono solo le tre fonde dove anticamente le persone venivano a prendere l'acqua per il paese. Non è che vicine, sono tanti anni che ho avuto l'acqua, ma nel 1950, e mi sembra che l'ha fatto portare, che noi ringraziamo il barone Caudioso assieme all'onorevole Matteo Costa, che si sono interessati. L'onorevole Matteo Costa era un parlamentare, un grande chirurgo, una persona veramente eccellente che di vita umana mi ha salvato tanto. Il barone Caudioso ha fatto il sindaco per diversi anni, ma ha portato l'acqua al vicino. Ma se qua vedete, ci sono solo tre buchi, le pietre, che noi non sappiamo chi le ha fatte. Come può ridursi un grande patrimonio come questo della Masera così abbandonato? Nessuno pensa a pulirlo, né i cittadini, né l'amministrazione, nessuno, nemmeno io, credetemi. Io devo dire un po' la storia di questa annosa bevratoia. Anticamente, qua alle mie spalle, quello che vedete sotto, oggi vedete una strada, c'erano le lavandaie, che io l'ho scritto nelle novelle, e venivano a lavare i panni, soprattutto dei ricchi, perché la povera gente non aveva soldi per farsi lavare i panni. E poi andarono di là e salirono della strada chiamata Stretto dialettalmente. Perché? Una strada con la scalinata. Oggi noi non troviamo né la scalinata e neanche la strada. Quanta gente veniva qua a lavare i panni, si guadagnava la spesa. Più avanti abbiamo la congeria, dove è successo il fatto di compare Turiggio con Aco, con Maria Alfio, il duello. Oggi non parliamo del duello, ma il duello, quindi i bevratori ci dicono salvateci, per favore salvateci. Come vedete il fronte non è più quello antico, sono delle pietre un po' che lasciano a desiderare, anche se mantengono la terra. Allora questa storia la dobbiamo portare avanti, perché i patrimoni vizzenesi devono essere mantenuti. Non possiamo cancellare la storia, perché cancellando la storia cancelleremo noi stessi. Adesso dico al cameraman se gentilmente vuole riprendere i tre buchi, che prima c'erano sei canali d'acqua. Cosa è successo? Che quando si è scavata l'acqua, prima del 1955, 58, 60, qua dietro, e c'è una fonda che portava l'acqua a benzina. La legge subentrò e disse che bisognava mettere del cloro nell'acqua, e così è seccata l'acqua della Masera. Allora, non so chi è di competenza, doveva mandare un tubicino d'acqua a benzina. Se vedete i canali, qua non c'è completamente niente, sono i canali arrugginiti, le fonde, ma l'acqua che fine ha fatto? Non è che ci bisogna mettere il cloro per gli animali, non lo so, per chi passa, per chi vuole dissetarsi, perché chiudere sei canali d'acqua? E nessuno, credetemi, si è interessato a questa storia. Noi non è che possiamo cambiare la sorte di Vizzine, della nostra città. Città Vizzine manda una storia favolosa, Giovanni Verga,
e tutte le sue novelle, il generale De Lorenzo, San Gregorio Magno, Santa Silvia, originaria di Vizzini. Noi abbiamo un patrimonio, Lucio Marinello, la scalinata a fianco al nostro comune, al nostro municipio, Lucio Marinello. Di queste cose nessuno ne parla o nessuno ne vuole parlare. Poi recentemente abbiamo messo una statua per Suor Verona Gabbarone perché vuole essere ricordata, ma non è solo Suor Verona Gabbarone, c'è Fra Natale Ferrante ed è una storia molto bella perché sono due personaggi, uno nel 1510 nato e morto nel 1590. Ed era alla canzeria, la prima scossa del terremoto che c'è stato, lui viveva da eremita assieme ai frati allora, la prima scossa del terremoto che c'è stato, lui è venuto ad abitare al convento di San Sebastiano. Poi i frati hanno ristrutturato questo benedetto convento e sono ritornato là. Il destino, la sorte vuole che un'altra scossa del terremoto e basta. Poi è andata a vivere nel convento di Sant'Agostino, dove oggi ci sono le sue ossa e chi vuole andare a vederle può andare. Noi siamo andati a vedere come TV, siamo andati a vedere il rudere di Fra Natale Ferrante. Non è che sono eccellenti perché sono passati 7 secoli, ma ci sono. Speriamo che possiamo sensibilizzare le persone a venire a fare un pellegrinaggio perché lui vuole essere ricordato, ricordato da tutti, ma non ricordato per essere dimenticato di chi, non lo so, ci governa, non ci governa. E la cosa, secondo me, lascia desiderare. Chi crede in queste cose si mette assieme a noi e portiamo avanti questo annoso e faticoso cammino. I beveratori che colpa ce n'hanno? Non ce n'hanno. E quando passiamo di qua dicono salvateci, ma cosa dobbiamo salvare che c'è solo spazzatura dentro il beveratoio? Quanti sacrifici e quanti sudori hanno buttato gli antichi che venivano qua sotto a prendere l'acqua? Perché prima si veniva a prendere l'acqua, qua dietro di noi sulla mia destra c'è Vizzini, quello che si vede. Si veniva a prendere l'acqua con un oggetto chiamato un bummolo, fatto di creta, e si portava in paese per fare da mangiare, per lavarsi. Quante volte, appena arrivato a Vizzini, scivolava, si faceva e si rompeva l'affare, che era fatto di creta. Poi bisognava tornare indietro. Oggi che abbiamo l'acqua, anche se ce l'abbiamo quasi a singhiozzo perché ci sono sempre problemi, qua sta la dirigenza antica, soldi non ce n'è, non c'è niente. Io vi dico questo perché sono affezionato sia al beveratoio di Scivo, come sono affezionato, io sono tanti altri personaggi affezionati, avevo una campagna qua sotto a Tre Canale. Quella campagna mi ricorda che io da bambino passavo di qua. E c'era tanta gente, chi lavava, chi scherzava, c'era, credetemi, una fratellanza veramente favolosa. Tutto questo che fine ha fatto? Il grande patrimonio che vantava Vizzini. Vizzini un bel tempo ha fatto 32.000 abitanti, oggi se siamo 6.000, 6.500, non lo so, passiamo alla vecchia storia. Speriamo che non scomparirà Vizzini come non scompariranno altri comuni piccolini. Noi dobbiamo salvare le nostre comunità, noi che siamo vizzinesi, va bene, siamo con la TV, però salviamo tutto quello che si può salvare perché la Sicilia non può restare ed essere dimenticata. Dimenticata di nessuno, credetemi. Ora andiamo a vedere i Tre Canali che sono rimasti dall'altra parte, 3 e 3, 6, questo non esiste completamente lì. Quelle là, andiamo a vedere che se uno deve bere un po' d'acqua, che ha sete,
sia fatta la volontà di Dio, appena trova un po' d'acqua, una pozzanghera, può bere là o no, perché altrimenti non c'è niente da fare. Adesso andiamo a vedere là. Come vi avevo detto prima, guardate, ci sono tre canali, tre tubicini, ma non esce una goccia d'acqua, anzi c'è una piccola perda, non so come fa a gocciolare e a venire qua. Bisogna ripetere, non diamo la colpa né all'amministrazione, a nessuno, ma anche noi cittadini facciamo la nostra parte per ricordare che una storia non può né tramontare e neanche essere cancellata. Noi dobbiamo ringraziare i nostri avi, quelli che hanno costruito un impero, una storia veramente, veramente bella. Io ringrazio il cameraman che non so se vuole bere, ma acqua non ce n'è, si è fatto la volontà di Dio. A secco. Possiamo andare a vedere se c'è l'acqua in paese. Se no oggi che ci sono i frigoriferi ce l'abbiamo un po' con il frigo. Come vedete noi possiamo notare il campanile della chiesa madre, tutto collegato. E anticamente i persone ne passavano questa strada, non era asfaltata, era una strada mulettiera, ma no, non avete idea quante, ma quante persone sono passate di questa strada, muli, asine, capre, pecore, c'era un po' di tutto. Forse non è che si stava meglio anticamente, ma c'era qualcosa che faceva respirare. Quando passava per la strada incontrava qualcuno e si chiedeva come stai, bene, non bene, ma si parlava. Oggi non vediamo nessuno più nelle campagne e si è fatta la volontà di Dio, vuol dire che il nostro destino, il destino dei paesi è quello che si è fatto la volontà di Dio.